Il progetto Quando mamma o papà hanno qualcosa che non va nasce per aiutare ragazzi e ragazze che in Italia si confrontano con la malattia psichiatrica del proprio genitore o di entrambi. Ho scritto questa mini guida perché ci sono passata personalmente e so cosa vuol dire non poter parlare con nessuno, avere delle emozioni contrastanti dentro di sé che non possono trovare uno sbocco. Paura, vergogna, rabbia, senso di colpa, senso di impotenza, tristezza e solitudine. L'argomento della malattia mentale è un grande tabù, ma quello dei genitori con disturbi mentali lo è ancora di più. Noi con l'associazione COMIP, Children of Mentally Ill Parents, vogliamo cambiare tutto questo. Il progetto quindi parte dalla mini guida e desidera quest'anno raggiungere tantissime scuole italiane, centri di salute mentale, case famiglia e centri parrocchiali. Luoghi dove ci sono minori che si confrontano con questa situazione e i loro coetanei, ma anche insegnanti, assistenti sociali, tutti quei professionisti che entrano in contatto con loro, ma anche la società civile. Dobbiamo sensibilizzare e fare prevenzione a tappeto, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto perché vogliamo ristampare la mini guida, che è una pubblicazione che non troverete in libreria perché è un'esclusiva della nostra associazione, realizzata grazie al Centro Servizi Volontariato di Terni, e che ci consentirà appunto di raccogliere tantissime donazioni per donare la mini guida a tappeto in tutta Italia, ma anche per coprire le spese di trasferta per fare i nostri incontri nelle varie città per gli adolescenti che vivono questa problematica. Vai su www.comi-italia.org e scopri come aiutarci. Questa è una battaglia che possiamo vincere soltanto insieme. Vi aspetto.